Bentornati e bentrovati a Storie. Non c'è niente come la morte di un figlio che apra lo spartiacque nella vita delle persone a una riflessione profonda sull'esistenza. Pensate quindi, calatevi nei panni di Priamo. Priamo era il re di Troia che aveva visto suo figlio Paride o, come dire, ordire o comunque vivere una storia d'amore con questa donna, Elena, che era la moglie di uno dei più grandi re della Grecia, Menelao, e per questa storia di amore, o comunque per questa trama ordita, vedeva scoppiare sotto le sue porte una guerra, la guerra di Troia, e vedeva impegnato in questa guerra il suo principale figlio, il suo primogenito, Ettore, fratello di Paride, ben più valoroso, ben più in gamba del povero Paride. Ettore era stato ucciso, da Achille. Achille lo aveva ucciso perché Ettore aveva portato via ad Achille la cosa più cara della sua vita, Patroclo, il suo scudiero, il suo amico. Questa morte aveva portato alla furia di Achille, che si era avventata contro Ettore e l'aveva ucciso. E adesso c'è solo il dolore di un padre. Per 12 giorni il corpo di Ettore viene trascinato da Achille attraverso un carro, trainato dai carri, viene portato per tutto il campamento dei Greci per 12 giorni. E i cani continuano a far scempio del corpo di Ettore. Achille non ha pietà, la sua vendetta è infinita, non accenna a placarsi. È Priamo che implora a Zeus che tutto questo finisca, che tutto questo si plachi. Non capendo come questa cosa sarebbe andata a finire, anche se le divinità ci dicono che si muovono in questo contesto, di notte Priamo, il vecchio Priamo, che ha perso suo figlio Ettore, riesce a intrufolarsi nella tenda di Achille e si fa riconoscere dal guerriero. Io sono il padre di Ettore, io sono il padre di colui che tu hai ucciso. E Achille rimane colpito dal coraggio di quest'uomo che, vecchio, si presenta di fronte a lui per richiedere il corpo del figlio. Questa cosa lo colpisce, lo tramortisce tantissimo, non ci aveva mai pensato. E per un istante lui intravede in Priamo suo padre, Peleo. Peleo aveva ricevuto una profezia, gli era stato detto: guarda che se tuo figlio parte per la guerra di Troia non tornerà più indietro. E quindi pensa che anche suo padre avrebbe vissuto così, sarebbe stato così, che tra non molto, quando lui stesso sarebbe morto, anche suo padre lo avrebbe pianto. Nel dolore di Priamo, Achille riconosce il dolore di Peleo. Nel dolore di Priamo, Achille riconosce il dolore di qualunque padre. E quando Priamo si mette in ginocchio, perdendo tutta la sua dignità regale, piangendo e toccando le mani di Achille, le mani che avevano ucciso Ettore, toccando quelle mani, mettendo le mani di Priamo, le mani del re che aveva fatto uccidere tanti greci, nelle mani di colui che aveva ucciso tanti troiani, Achille, in quel momento Achille si scioglie. L'ira finalmente si è sciolta. La grande violenza che abitava nel cuore di Achille si è sciolta. E Achille fa un gesto assurdo, che non ci aspetteremmo. Non solo dà il consenso che il corpo di Ettore possa ritornare a casa sua, ma fa accomodare Priamo e gli offre un po' da mangiare. E l'Iliade si chiude così, con i troiani che preparano la legna su cui bruceranno il corpo di Ettore, il loro principe, e con Achille, che di notte, nel cuore della notte, sta in compagnia di Priamo a mangiare, a chiacchierare. Non sembra neanche l'Iliade, non sembra neanche la guerra, perché la guerra è finita nel cuore di Achille, ed essendo finita nel cuore di Achille, è finita nell'Iliade. Sembra un'altra storia, eppure la storia più interessante di tutta l'Iliade. Domani la racconteremo qui a Storie.